366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 10 gennaio, un babau dentro il forno. Negli Stati Uniti, 100 anni fa, la gente usava forni a carbone. Il forno era grande come un ripostiglio e sarebbe stato un nascondiglio magnifico. Ma era molto pericoloso. Potevi finirci arrosto. Così ai bambini era proibito persino aprire lo sportello del forno. E per tenerli lontano si diceva che dentro c'era un babau. La piccola Louisa Alcott volle controllare e vide nel buio tra il carbone due occhi neri pieni di paura. «Te li sei sognati», dissero le sorelline. «Se era un babau, non aveva certo paura di te. E se non era un babau, non poteva essere nessun altro». Quando sarebbero state grandi, le bambine avrebbero saputo che c'era stato davvero qualcuno nel forno quel giorno. Uno schiavo nero fuggiasco. Stava lasciando gli stati americani del sud per raggiungere di nascosto gli stati del nord, dove la schiavitù era stata abolita. Per l'abolizione della schiavitù ci fu anche una guerra, la guerra di secessione. E nel frattempo, papà Alcott aiutava gli schiavi. Era un maestro e per lui gli uomini erano tutti uguali, bianchi o neri che fossero. Si rifiutò di tener separati a scuola i bambini di colore e perdette il posto. Era anche un po' noioso. Comunque la sua famiglia fu costretta per i suoi ideali a molti sacrifici. Quando Louisa fu grande e diventò scrittrice, raccontò in un romanzo la storia della sua adolescenza, ma la migliorò un poco, tolse la miseria e mandò il suo scomodo papà lontano, in guerra. Nel romanzo non si parla né di schiavi né di guerra civile, soltanto delle quattro sorelle che crescono pensando a se stesse, al primo amore, ai sogni di gioventù. Ebbe un grandissimo successo. Si chiamava Piccole Donne. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.